Siamo qui tutti riuniti per ricordare un amico che non c'è più. Un impiegato modello, ubbidiente, modesto, fedele, umile, dimesso, incolore, servile, vocato alla schiavitù, al sacrificio. Insomma, un essere autenticamente mediocre. Forse il migliore di tutti noi. È sopravvissuto per 40 anni al difficile ruolo di vice ultima ruota del carro nell'ufficio adulazioni. Ricordo il giorno che andammo insieme in pensione. Sono svelto, è tardi. Non vede che c'è un matrimonio? Vediamo! Concluda! Sì. Insomma, noi non ti dimenticheremo mai! Caro! 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 Lo chiedi a me! Ma come si chiama? Ma che ne so? Caro! Qualcuno guardi il nome sulla cassa! Vuole che... Vai! Dunque, si chiama... Fonelli! Non ti dimenticheremo mai, caro Fonelli! Dobbiamo seppellire anche questo? No, signor sacerdote, io non sono ancora pronto. Va bene, se non è pronto, allora si alzi, dia una mano! Facciamo presto, portiamola via questa bara! Ma fate presto, per cortesia! Siamo pronti, via, che siamo pronti! No! Le maniglie no! Sono per bellezza! A spalla! Su! Auguri alla sposa. Condoglianze. Vivissime condoglianze. Auguri. Condoglianze. Auguri. Condoglianze. Un altro di noi che se n'è andato. Ma quanti anni aveva questo Fonelli? Beh, più o meno la nostra età, siamo coetanei. Siete coetanei? Tra voi e me, se permettete, c'è un'intera generazione. È vero, sì, bisogna riconoscere che la signorina Tibani è una pensionata bene. Proprio bene. Ma questo coetaneo, chissà quanto colesterolo ci aveva. Forse aveva anche la pressione alta. E non si sa. Fantozzi, facci una cosa. Vada a domandare alla vedova. Su, vadi, va. Ma perché proprio io, scusa? Perché lei è il più interessato, il più a rischio. Vadi, che ci riguarda tutti. Su, vadi. Su, va. Un momento. Vai. Mi scusi. Signora, sono straziato. Ma per ricordarlo meglio, quanto aveva di depressione? Più di 200. Sì. Più di 200! Oh là là, io 160! Mi scusi. E il colesterolo quant'era? Oltre i 600. Oltre 600! Allora se l'è voluta, se l'è voluta! Condoglianze! Beh, allora ragazzi, ci vediamo! Scusi, dove la posso dire? Al prossimo funerale. Chissà a chi tocca. A me non tocca di sicuro. Sentite che programmino. Salutare pedalata di 30-35 chilometri, idromassaggio tonificante e per pranzo una bella spremuta di sedano e carote. A me non tocca! Ma
Guardi che è caduto io. Alla bersagliera! Lei. Ma cosa dice? Perché? Perché avevo anche scritto, ecco, due paroline proprio per lei. Me ne reco a casa. Vuole che gliele conservi io per quando poi... No, la ringrazio. Va bene, come vuole. Non c'è più nessuno, andiamo. Questi non hanno neppure rispetto per la morte. E questi qui nessuno fa un cazzo! Si alzano a mezzogiorno, vanno a cuccarsi l'aperitivo, vanno a mangiare dalla mamma, si fanno il pisolino e si sbattono quelle ragazzotte con quei capezzoli sotto le magliette che a me mi fanno impazzire. Scusi, eh? E poi le vanno a scaricare al bar come se fossero trofei di caccia. Invece noi disgraziati, condannati al vuoto delle nostre vite grigie, senza i capezzoli e senza i trofei. Ma come faranno a comprarsi le Porsche e a vivere da signorini senza lavorare? Cosa fa? Prende in giro? Droga? Strupi? Strippi? Rapine? Io per questa gente qua... Riprimist... Farei tornare la pena di morte. Ah, giusto, ragioniere. E anche la tortura. E anche la tortura per le rapine. Scusi, ragioniere, ma lei non la farebbe una rapina? Questa è una rapina. Se fate una mossa, il mio amico vi farà... Guardi e impari. Crediate che scherzi? Non toccate! Io non so se sono capace a dire tutte queste cose qua. Va bene, non si preoccupi, le dirò io. Se qualcuno di voi fa un gesto, il mio amico vi farà saltare le cervella. Eh? Ma come, io devo far saltare le cervella? Andiamo, ma è un gioco da ragazzi. Ma insomma, mica tanto. E io quale dovrei essere dei due? Quello col cappuccio rosso. No, la prego, voglio fare il bianco. Bianco vuole fare? Il bianco mi porta fortuna. Va bene, facci il bianco. Va bene, il bianco. Oh, ma basta! Lo crivella! Ma l'ha scelto lei, scusi, Fantozzi. Vabbè, ma... E tu passerai il resto della tua vita in galera. Vabbè, e se ci beccano? Non si preoccupi. Ho calcolato tutto. Fase 1. Camuffamento. Si portarono dietro la nipotina Uga come copertura. Bello. Oh, ecco qui un momento. Buongiorno. Buongiorno. Senta, per divertire la piccina, sì, che è la mia nipotina. Sì. E vorremmo comprare delle maschere di carnevale. Sì, una per lui e una per me. Prego, si accomodi da quella parte. Ughino, mi aspetti un attimo. Allora, tra delle... fanno delle cose, hanno delle cose stupende. Di buon gusto. Ecco le maschere, ecco le... Che le dice? Non è convinto? Ma non fanno spaventare. Non c'è la verità, per gente come noi... No. Di una certa... ma quando mai? Ma mi dica quando... Uno si può spaventare! No! Ma non vede che la sua Bertucci, la sua bambina lì, la mia nipote. Sì, appunto, però lei la manda in giro vestito con questa pelle di scimmia, allora... Ma no, non è. È Cotonone. Cotonone. Oh,
Sai che facciamo? Sì. Questo per sì. Per tutelarmi io. Certo. La copro, voglio dire. Le metto questa maschera per lì. E così sta meglio. Ecco. Sì, sì, meglio. Meno insidiosa. Senta, fantozzi, io trovo che queste maschere siano un po' troppo vistose. Di là ce ne sono delle altre, andiamo? Vedi. Ecco, vedi. Queste mi sembrano più carine, più pratiche, guardi. Sì. Si respira meglio. Sì. E poi sono anche ma più serie. Ma questa che c'è? Ah, ragioniere, è pronta ad entrare in azione? Prontissimo. Allora vieni qua, ecco le armi, scegli. Filini si era procurato un prezzo agghiacciante, una pistola da starter di atletica leggera, col photo finish. Fantozzi, un lanciarazzi proveniente dal disarmo della motonave Duilio. Però, come ci si sente più meglio? Più meglio? Ad avere qualcosa da fare, a me viene una voglia... La metta incinta. Ma che? L'arma, la metta nella... Senta, quale banca rapiniamo? Si fidi. Non vorrei rapinare quella sotto casa mia e rubarmi gli ultimi soldi che mi rimangono. Non si preoccupi, ho già studiato tutto. Dove sarebbe? È una sorpresa. Ecco la sorpresa! La metà di... Arrapiniamo la banca interna, è d'accordo? A me mi è partita la salivazione. È l'obiettivo perfetto, ci abbiamo lavorato per 40 anni, la conosciamo come le nostre tasche. E poi vuole mettere la soddisfazione di svaligiare chi ci ha succhiato il sangue per 40 anni, è d'accordo? Io mi vorrei ritirare. Perché? Perché mi viene leggerissimamente da... Non è possibile! E poi oggi è giornata di stipendi, straripa di soldi! Andiamo su, all'entrata! Andiamo, a noi due! E ti vedo risorse qui, ci becchiamo una multazza, una multa! Non facci il pidocchioso, tra poco salvo ricchi e lei va a preoccuparsi di una multa, andiamo! No! Ragioniere, lei che guidi, non chiude lo sportello, ci facilita la fuga! Senta, l'ho lasciato giustamente... Ragioniere, senta, adesso arriva il furgone della mensa. Sì, però ma porta. Ma rapiniamo anche quello. Ma no, quello ci serve per entrare. Adesso le spiego. E noi, quattro. Ragioniere Fantozzi, ma lei sembra questo il momento per fare la capriole? Stiamo facendo una rapina! Sono un po' emozionato. A lei non fa uno strano effetto tornare qui, eh? Pensi se abbiamo passato tutta una vita. Guardi, che c'è? Non fece mica dei sbarriti. Va bene, Fantozzi, andiamo su, si muovi. Mattina prende il calcio sinistri. Andiamo su, è impressionante. Ma che impressionante, Fantozzi, la smetti con queste romanticherie. Dobbiamo fare la rapina. Andiamo. Senta. Sì. Mi ci faccia dare un'occhiata. Ancora. Abbi pietà. Va bene. Vieni. Eccoli. Lucia, vieni. Guarda, ci sono i sacchi. Scusa, l'ufficio donazioni costa a me. No, ma quelli non sono della stessa marca. Ha visto, ragioniere? È proprio tutto come una volta. Beggy. Occhio. Guardi, si schiaccia il muro! Fantozzi, ma cosa fa? Mi sono acquattato. So che si passa l'azione, vecchio. Senta, allora, adesso noi ci camuffiamo, impugniamo le armi e irrompiamo insieme. No, una persona alla volta. C'è scritto lì, una persona alla volta. Quindi rinunciamo, io la so. No, che rinunciare, vieni qua! Applichiamo il piano B.
Ma dico, facciamo il B. Faccio il B. Faccia il B. Ecco. Cosa? Faccio il B. Ma cosa è il B? Madonna, non sono delle mosse da fare. No, il piano B, cioè praticamente lei va avanti e io aspetto qui. L'arma è carica. E ho razzo in canna. C'è razzo in canna. Vadi, irrompa. Irrompo. Irrompa. Irrompo. Come un gatto sfego irrompo. Sì. Pronti. Bottone. Bottone. Irrompo. 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 Buongiorno. Ma chi è? Buongiorno. Avete oggetti metallici addosso? Chi? Io non niente. Avete oggetti metallici addosso? No, te lo giuro, no. Non fare il furbo, hai oggetti metallici addosso. Ma io non sono... Non ti fare ma cazzare. Che... Ma non è niente. Ma guarda che... Ma guarda che... Mi metto il naso. Mani in alto! Mani in alto! Questa è una rapina! Sdraiatevi tutti a terra, altrimenti lui mi farà saltare le cervella! Cartoffi, lei no! Calmi, state calmi. Non voglio assolutamente spargimento di sangue. No. Voi stendetevi per terra. Voi raccogliete tutti i soldi e metteteli sul banco. Altrimenti, lui vi fa saltare la cervella. Ma non lo devo dire io questo, no? Ma lo ordine lei. E allora si sbrighi. Lei si stende per terra, dorme, perde tempo. Forza, continui la rapina. Continui la rapina, andiamo, Tozzi. Come continua? Ma non ha portato una valigia, dei sacchetti per mettere i soldi dentro? Non c'ha un sacchetto. Direttore, ci scusi, non ce l'ha il sacchetto. Vabbè, ci penso io. Ha visto? Sì. È un gioco da ragazzi. E questo è l'altro. Ora, signori, ci chiudono nel cavò. Per cui, tutti nel cavò. Avanti, seguite. Quattro nel cavò. Forza, veloci nel cavò. Forza. Vai, Fantozzi. Fantozzi. E andiamo tutti nel cavò. Tutti nel cavò. Nel cavò. No, lei no, lei non c'entra. Fantozzi, dov'è? Nel cavò. Lei no. Chiuda, chiuda, chiuda! Apro! Apro! La mano! Cosa? La mano nel cavò! Ma niente! Non è niente! È la solita mano! È la solita mano! Andiamo su! Andiamo su! Officer, may I have an information? Captain. I would like to go near the Ricardo Anulare for Salaria to get to the Firenze highway. Cagioniere, andiamo su! Sì, eccomi. Patta, si muova! Andiamo! Signori, vabbè! Prendiamo con la macchina! Sì, però no, guido io, sì. Non per seduta, perché lei è quasi cieco. Insomma, è cieco. Eccoci qua. Via. Pronti? Sì, andiamo. Via! Hanno tolto il volante, hanno tolto. Non c'è il volante. Ah, siamo fortunati, ragioniere! Ce n'è un altro! Guido io! Ehi, Joe, slow down! Stia attento, per favore. Non mi distraggi. È pericoloso con questa nebbia. Ma quale nebbia dice, scusi? Attento! Ah! Oh, my face! Ci vengono addosso! Ma chi ci viene addosso? Ma del cavolo! Quale cavolo? Accidenti, Fantozzi! Vuole un incidente, insomma? No! Lasci il volante! No! C'è il signore sul corpo. Freni. Non dirti sciocchezze. Siamo in fuga. Freni. Vuole che ci prendi? C'è il camion. Freni. Ma ha visto cosa? Cosa? Come cosa?
Poi spiego. Continuiamo la fuga. Ha visto? È andato tutto a meraviglia. Sì, però il parcheggio era mio. Oh, ma non stia a pensare a queste cose, piuttosto. Liberiamoci delle armi. Ragioniere, pensi che siamo ricchi? Tra 10 minuti saremo a casa a dividerci il malloppone! Sì, malloppone! Questo è meglio! Prego. Filini, fantocci, cari inferiori, salite. Perché ho... Era il mega direttore galattico in persona, Duca Conte Maria Rita Vittorio Barambani. Ma è il presidente. Buongiorno, cari inferiori. Buongiorno. Ma come avete osato rapinare la ditta che vi ha amorosamente sfruttato per tanti anni? Beh, appunto per questo noi si pensava di rientrare in parte. Ma come ci ha scoperto? Aveva macchinato i figli. E credevate davvero di aver fatto un colpo simile senza il nostro aiuto, il nostro consenso? No, assolutamente. Ci ha dato una mano. Mi scusi, sire, ma lei, ma perché l'ha fatto? Per farvi vivere una bella emozione. Ma adesso basta. Mettete su quel tavolo il maltolto. Ah, ho capito. Così lei lo restituisce alla banca della megaditta. Assolutamente no. I colpevoli devono restare ignoti. Così la ditta sarà risarcita dall'assicurazione. Ma, maestà, è il malloppone? Me lo pappo io per i miei capriccioni personali. Tutto. Mi scusi, sa... Una volta sola nella vita non potrebbe scapricciarsi al 50% con noi due. No! E lo faccio per il vostro bene, infimi carissimi. I soldi sono una cosa da ricchi. Voi non siete mentalmente attrezzati. Vi fareste raggirare da qualche truffatore. Il mondo ne è pieno. Ve li fareste mangiare da qualche ragazzino. Ma questa è qui lei, scusi. Lei... Ma non... Curiosità. La vostra vita sarebbe sconvolta. Ringraziatemi. È un grande favore quello che vi faccio. Filippo? Gli inferiori stanno per scendere. Vieni presto a salutare il papà, corri. Mi dispiace, Bongo, che tu non possa venire. Abbiamo preparato una così bella festa. D'altra parte capisco, il mestiere di gorilla non ha orari. Non si dice gorilla, si dice guardia del corpo. Scusa, Mariangela, hai proprio ragione. Ciao, allora, Ciao. 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 Ecco papà! Ciao papà! Facciamo buio! Vedrai papà come sarà contento di questa bella sorpresa! Vieni! Che succede? Non funziona la luce? Porca miseria. Il mercoledì di coppa. Il mercoledì di coppa. Dov'è? Dov'è il telecomando? Uno, ecco due, qui. Tre. Sorpresa!
sentire volare una mosca! Donne, in cucina! Spaghettone, aglio, olio, peperoncino, birrona gelata e rutto libero! Via! Ma c'è il timballo dei tortellini! E vada per il timballone dei tortellini! Ma è l'anniversario del nostro matrimonio! Ma proprio oggi! Che c'è il mercoledì di coppa! Il mitico mercoledì di coppa! L'unica gioia della mia vita! Ma sono 40 anni, nonna, le nozze di 40 anni sono nozze d'oro? Nozze di merda, so. Mariangela, torna a casa tua. Non me la sento di festeggiare quelle nozze lì. Ma Pina, Pina. Ma dai, Pina, come sei diventata permalosa. Era solo una battuta di spirito. Dai, festeggiamo. E la partita? La partita è fantastica, il giocamento... No, voglio dire, ci rinuncio. Grazie, Ugo. All'audio. Ugo, spegniamo le candeline. Ora? Ora, papà, Uga vi ha dedicato una bella poesia. Chi non salta rosso nero? Posso dire la poesia, nonno? Ma non dire più la poesia. Chi non salta rosso nero, Mia nonnina, mio nonnetto, festeggiamo con grande affetto tutti quanti un lieto evento qui nel vostro appartamento. Un po' grande in verità per due della vostra età. Se qui fossimo ospitati, voi sarete più curati, ma deve essere presto fatto, perché noi ci abbiamo lo sfratto. Che diresto meraviglia di far tutta una famiglia? Questo è quello che propongo, Uga, mamma, nonni e bongo. Hai sentito, Ugo? Sì, ho sentito, non sono mica sordo. E ti va bene? Va benissimo. Dai, adesso la festa è finita, andate via. Allora sei d'accordo, vengono a stare qua? D'accordissimo, dai, andate via. E la riporge ancora... Ma che fate? Massaro. Che non sa, rosso nero. Rimasto solo Fantozzi, si lasciò andare al tifo più sfrenato. Van Basten, rovesciata di Van Basten. Al terzo gol fece la ola da solo. In sforbiciata Van Basten. Eccola. Rovesciata su cross di Eranio. Poi si macchiò anche di episodi di teppismo domestico. Punizione battuta da Parisi. Finalmente, nei minuti di recupero, realizzò. Ugo. Mamma nonna. Bongo. Chi è che verrebbe a vivere qui? La nostra figlia con la sua famigliola. Hanno lo sfratto, l'hanno detto. Ma e vengono a vivere qui? Ma dove li vuoi mandare, Ugo? Sotto un ponte, magari? Sì, anche sotto un ponte, anche. E poi tu non lo sai, ma si tratta anche di salvare un matrimonio. Cioè? Cosa vuol dire? Con Bongo che ha tutti questi pensieri, Mariangela non ha più una vita sessuale. Ma Mariangela ha anche una vita sessuale. Ma certo, sei nata Ughina. La vedi sempre come una bimbetta, Ugo. Ma anche lei è una donna come tutte le altre. E poi sentimi, un giorno me l'ha proprio confessato. Sono 6 mesi che Bongo non la tocca più, va bene? Balle! Sono delle balle! Sai che quegli animali lì! No, mio nostro genero va in calore ogni 6 mesi, no? Perché hanno l'estro. No, lo so perché ho visto quella trasmissione del dottor Angela Gorilla. Ugo, gli hai già detto di sì! Siete stati voi che mi avete fatto dire di sì, perché c'era il mercoledì di coppa.
Io penso la testa. A mercoledì. A mercoledì. Adesso calmati e rifletti, Ugo. Senti, noi cominciamo ad avere una certa età. Se ci capita qualcosa, avremo qualcuno che ci aiuta e che ci assiste. Guarda, è il più bel regalo che ci potessero fare. Venire a vivere qui. Ma certo. E poi non ci daranno nessun fastidio. Li sistemiamo in salotto e non li sentiremo neanche, credimi. C'è stato una scossa. Così svegli la bambina. Che? Cos'è questo oggetto? Ara. Pochina, la dico ti. La copro per il freddo. È meglio. Ma prendi in quel che dormo male. Vabbè, ma perché dobbiamo tenerla qui? Non poteva mica stare di là, non senti? Ma quelle si accoppiano. Ma come si accoppiano, Ugo? Fanno l'amore, Ugo. L'amore. Abbiamo salvato il loro matrimonio. Pongo adesso non è più in crisi. Ah, però sinceramente ho paura che farò in crisi io con i vicini che non sono umani, Barriti. Sono caduti, oddio. Io lo sapevo, sono sacrificati in quel lettino. Che ne dici di darli nella nostra camera, eh? Ok. Ai ragazzi. Ma che? I ragazzi. Tanto ormai che ne facciamo noi di questo lettone? Pina, non mi provocare, eh? Pina, non mi rompere, eh? Che se non ci fosse la babbo e la mia nipotina. Scusa, io ti apro in due come una mela, eh? Ti prendo in parola, Ugo. Non gli diamo la nostra camera, però tu mi giuri che almeno due volte alla settimana farai il tuo dovere coniugale, eh? Due. D'accordo. Ma vabbè, diamogli questa camera, va. No. Chi? Mi accompagna a fare i pipì? Da sola, ho paura. Anch'io. Vai, vieni sola, vai, facciamo. È tanto che... No, non esci. Dammi la zampina. La manina. Vieni. Il guinzaglio non te lo metto che di notte. Vieni. E di notte non è necessario. Vai. Non abbaiare. Successo. Il nonno mi ha chiuso fuori dalla porta. Il nonno è cattivo. Il nonno è cattivo. No, non lo voglio non più vedere. Non piangere, amore della nonna. No. Il nonno mi ha chiuso fuori. Il nonno è cattivo. Non sai cosa vuol dire questo, papà? Che nel tuo inconscio non ci vuoi più sotto questo tetto. Non è altro che da dircelo. E noi toglieremo il disturbo. Ma non lo dire neanche per scherzo, Mariangela. Papà è felicissimo di avervi qua. Molto. Sono molto felice. Ugo, fermati. Che è successo? C'è una sorpresa meravigliosa. Se ne sono andate via. No, però è una novità. Tu però chiudi gli occhi. Non guardare, eh? No. Allora, entra.
Chiudi la porta, Ugo. Chiudi la porta. Ecco, al mio tre puoi aprire gli occhi. Sì. Allora, uno, due e tre. Oh! Che cos'è? È solo un attaccapanni, Ugo. Ugo, guarda il resto. Che cosa mi sta succedendo? Niente, Ugo. È solo un arredamento un po' particolare. Di un architetto, sai, un cugino di Bongo, ma anche per noi ha una sua bellezza. Vedi, questa è la zona letto. Credimi, Ugo, è molto, molto funzionale. Anche se vogliamo un po' primitivo, o meglio, naive, ecco. Sai, rispecchia le radici di Bongo, Ma porca puttana! Ma dove sono le nostre radici? Dove sono i miei mobili? E per fortuna gli ha preso un rigattiere. Ma anche la mia poltrona. Ma non di... E il mio diploma da ragioniere? Anche la camera da letto. Mi hanno spiegato che era orribile, Ugo. E quando l'hanno portata via, l'ho vista bene. Roba antiquata da quattro soldi. Anche quando l'abbiamo presa nel 54, ti ricordi? Ma era proprio brutta, l'abbiamo presa solo perché ce la fecero a rate. Ma il mio letto dove sarà? Ti spiace. No, ma è che non è quello, è che ci abbiamo passato una vita insieme. Pina, no, non così, Che poi, riguardando bene, si vede che qui c'era la zampa, la mano di un fior di architetto. Uno stile un po' singolare. Però chi è? Però il letto si vede che è leggero, è areato, e funziona. Sai cosa faccio? Mi ci butto dentro adesso io! Ci sei fatto male. Aspetta. Mamma, io vado. Papà, ti piace? Moltissimo. A proposito, hai ritirato la pensione? Sì, questa mattina, mentre voi... Ah, bene, la mamma lo sa, c'è da pagare il rigattiere. Ma come... Noi dobbiamo pagare lui. Ma certo, e chi portava via tutta quella merdaccia gratis? Ma... E per convincerlo. E poi c'è da pagare il fruttivendolo per il banana party di stasera. Banana party? Una festa. Certo, facciamo una festa di inaugurazione con gli amici di Bongo. Sei contenta, Pina, Ok. Era tanto che non ci invitavano a una festa, Ugo. Quando io vedere buccia di banana, subito pensare ad Africa lontana, io pensare a giungla nera, alla tigre, alla pantera, io pensare sempre più a negretta del tucun, 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 tucun. Il tucun è una capanna dove zampo fa manna, il tucun è un altro tempo. Non te la prendere, Ugo. Lo sai che ai giovani non piace mai stare con i vecchi. Quali vecchi? No, voglio dire che volevano stare per conto loro. Sì, però una cosa non capisco, perché ti invitano a casa mia, tu ti metti tutta in gingheri, elegantissima. Ah, perché ti voglio dire una cosa, Pina. Tu questa sera eri veramente molto, molto passabile, no, voglio dire carina, E poi ti sbattono fuori come una scarpa. Quanto può durare un banana party? Non lo so, Ugo. Anche tutta la notte? Forse. La negretta detta zambo, non ti
voglio senza gambo, non ti voglio vedere più sulla porta del tutù. E tu dopo la notte di schifo che ci hanno fatto passare, gli porti anche i cornetti con la panna. Sono caldi caldi, Ugo. Mi piacciono tanto. Sì, caldi caldi. Ma le loro valigie! Se ne vanno! Veramente, Ugo, questi sono le nostre. Ma chi se ne frega che se ne portino pure via, perché vadano via con tutta quella loro robaccia! Rientro in possesso di casa mia. Distrattamente devono aver messo il paletto. Dottor Bongo. Mariangela, apri per favore. Chi è? Ma come chi è? Siamo noi. Noi chi? Ma tuo padre e tua madre. Tesoro, ti abbiamo portato i cornetti alla panna, sai? Apri. Mi dispiace, ma non posso. Ha detto Bongo che non si può più andare avanti così. Questa convivenza umilia sia noi che voi. Per evitare discussioni antipatiche bisogna che qui qualcuno se ne vada. Ma, voi? No, voi. Tanto chi vi costa? Noi siamo all'inizio della vita, voi siete ormai alla frutta. Ma questa è casa nostra. Giusto, aspetta. Ecco l'affitto da pagare. Vergognati, Mariangela! Non puoi fare questo a tuo papà! Apri immediatamente, hai capito? Pina, non ti abbassare al loro livello, sai, eh? Quella non è più la mia bambina. No, Ugo, hai detto benissimo. Babuina! Babuina! E non osare venirsi a cercarci, di venirsi a cercarci, sai? Perché quando tua madre non ci sarà... No, voglio dire, quando non ci saremo più, di noi ti rimarrà solo il rimorso. Pina, le valigie. Certo, Ugo, scusa, tieni. Ah, sì. Sai cosa ti dico? Ma chi se ne frega? Noi stiamo bene adesso. Pina, me li porti tu. Papà! Mamma! Sì? I cornetti? I cornetti? Ah, ah, ah! Affittasi delizioso monolocale piano alto, vista campanile. È bellissimo. E quanti metri sono, scusi? 100 calpestabili. Certo che è molto conveniente. Sì, Pina! Senti, un lontanissimo suono di campana. Sì. È molto romantico. Lo voglio sentire! Lo voglio... Luminoso, caratteristico, seminterrato. Semi-arredato, ampia superficie calpestabile, adiacenze metropolitane. Che bella cucina, guarda! È magnifica! Sì. Vabbè, lo prendo. Ecco, mi dire... qui c'è il contratto, signore. E basta una firma? Dove? Ugo! Tenghi la penna. Ugo! Ecco, Ugo! Sì, qui. Adesso io... Eh? Ugo! Ugo, aiuto! Ugo! Mi perdoni, ma aveva detto adiacenze metropolitana. Questa è una stazione, a dire. Signore, aspetta! Pare che sono a casa mia! Permesso. Senta, avrei perso interesse all'affare. E no, lei ha detto la prendo. No, veramente. E adesso mi lasci il braccio! Mi lasci il braccio! Può andare via! Andiamo, Pina. Alla fine Fantozzi trovò una sistemazione quasi umana.
prepariamo la tavola? Sì. Io lo so qui. La spesa? Ah, Lola, lasciate, mi sono sorpreso di questo. Ma Pina, cosa vuol dire in lingua straniera? Danger? Pericolo, Ugo. Mentre accompagnate all'estrema dimora questo vostro fratello ormai liberato dal peso della vita terrena, ricordate che anche voi dovete morire. Gesù, Signore, Dio di bontà, Padre di misericordia, io mi presento. Continuava implacabile la triste stagione delle dipartite. Ciò che dopo di essa mi attende. Fratelli, la morte è vicina per tutti. Oggi è toccato a lui, domani potrebbe capitare a te. Ed ora preparate i vostri cuori, preparate i vostri pensieri, affinate la vostra fede, rivolgetevi alla preghiera. San Giovanni e Paolo, Sant'Anna, Santo Stefano. Facci qualcosa, qui ricordi scherzate, abbiamo fatto mezzogiorno e io perdo lo shiatsu. Che cosa prende? Un massaggio. Sì, è la mia. Vado, scusi. Dai, via. Scusi, non si dice? Signore, come presto, presto? Oramai? No, sono ancora vivi, vi giuro. Ah, sono vivi. Namo? Svegli. Chi è Don Fantocci? No, io sono Fantozzi, senza il don. Il sacerdote sono io. Dalle sue lastre non risulta nulla. Lei, come paziente, potrebbe andare, ma come sacerdote è meglio che rimanga. Che? Ma che c'è? Bene. Ma chi? Benissimo, no? Ma non mi hai avuto niente. Io. Questa, signor Fantocci, è la radiografia dei suoi polmoni. Ah, sono belle, no? Lei ha qualche parente qui con i quali io possa parlare? Ma che c'è? No, c'ho mia moglie, ma... non vorrei che sapesse niente. La vede questa macchiolina bianca? È piccolo, allegri niente qui, sanissimo. Quella è l'unica parte sana. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, in articolo mortis, signor Cupanzi, ego ti assolvo, peccati tuoi. Scusa, sono matto. Dottore, è grave. Non vorrei fare. È grave. Incurabile. Oh. E quanto. Quanto mi. E quanto mi. Mi resta. Me lo dici. Ma dici. Io sono. E mi sottovaluta. Io sono di un coraggio spietato. Un anno?
Un mese? Un giorno? No, una settimana. Uomo fortunato, che conosci la data della tua dipartita, usa il tempo che ti rimane a preparare la strada per il paradiso. Indossa il cilicio, chiedi perdono, pentiti! Ma io mi pento solo di non essermi goduto la vita. Allora fece in un pomeriggio tutto quello che si era sempre vietato. Mangiò 4 chili di cozze crude da Gennaro Uve Brioni. Multò e rimosse un carro attrezzi parcheggiato in doppia fila. Fermo! Fermo! Fece provvisoriamente una puzza mostruosa nell'ascensore di un grande magazzino. Imbrattò i muri con una scritta di coraggiosa denuncia. E alla fine si ritrovò senza più desideri, con una grande angoscia nel cuore. Insomma, Ugo, che maniere sono? Mi hai mollato lì all'ospedale e per fortuna che mi hanno detto che stai bene, eh? Sano come un pesce. E non bere superalcolici, Ugo, ti fanno male. Fino a me non c'è più niente. Beviti una birra che è più leggera. E poi chi beve birra campa 100 anni. Mira, ti posso dire una cosa? Dimmi. Va a cagare. Ugo! Scusami. Ho avuto una giornata terribile. Ugo, sono finite le vitamine, bisognerà ricomprarle. Compra il barattolo piccolo per questa volta. Ma Ugo, quello piccolo dura solo una settimana, eh? Basta e avanza. Ma insomma, Ugo, smettila, che cos'è questa faccia da funerale, eh? Ma io mi butto di sotto! Ma che cosa è successo, Oddio, Ugo? Che dolore rende. Volevo prendere una boccata d'aria. Mi vado a sdraiare sul letto. Piano. E sono leggerissimamente stordito. Ecco. Ugo, ma che cosa fai? Mi sto allenando. Hai avuto la forza di non dirmi niente. Sei un uomo meraviglioso, Ugo. Voglio fare qualcosa per te. A proposito, chi è che deve morire stavolta? Ugo, mio marito. Ah, Pantozzi, beh, condoglianze. Grazie. Ma io che c'entro? Lei dovrebbe fare un'opera buona, signorina. Sì. Rallegrargli questi ultimi 7 giorni di vita. Sì, moglie racconta in barzellette. No, dovreste andare insieme in qualche bel posto a fare una vacanza romantica. Eh sì, mo fammi il weekend col morto. Ma facci te, facci. No, non è la stessa cosa, signorina Silvani. Lei per Ugo è sempre stata la donna ideale, anche se senza offesa non ho mai capito il perché. È che so de classe, so. Agoso, a cagare del 5.
Allora mo vado a giocare. Signorina, sono disposta a pagarla per il suo sacrificio. Senta, ho un po' di contanti. Oh, no. I miei gioielli, signorina. Potrei fare delle cambiali. Te ne vai. Cedere un quinto della mia pensione di vedova. Punta una milionata su 5. Oh, Lady Diana, se vuoi giocare a caccia gli sordi. E ricordati per quell'atti 4 pippi che ce devi da. Te sono rimasti 7 giorni. 7? Se no te damo poco a casa e te corcamo le botte, hai capito? Te sono rimasti 7 giorni. Che puttane, si stronzi. Non potevo perdere. Per favorito. A cosa? Quando è che schiatta tuo marito? Signorina, fra 7 giorni. 7? Quanto c'hai di contanti? 1 milione. Allora accetta. Ma no, è in prestito. Mo finché ti ridò. E se perde? Oh, ma porti proprio iella, non perde, ha cagato. E se perde, signore? E se perde, vuol dire che me farò il moribondo. Tutto sul 5. Oh, ma che è contagioso tuo marito? Ma no. Oh, mazzo, allora dammi tutto, va, che lo vado a dare a quei vampiri, sbrigati, su. No, scusi, non è per sfiducia, però le ho dato 1 milione, adesso le do i gioielli, il resto, il saldo a cose fatte. Guardi, le ho portato anche questo. E che è? È un impegno firmato, è come un contrattino, insomma. Però lui non deve sapere niente. Penserò io a combinare un incontro casuale. Pagherò? A coito avvenuto. Giornata, Ugo. Per me le giornate ormai sono tutto vuote. Magari incontri qualcuno, eh? Non voglio incontrare nessuno. Ugo, ti posso dire una cosa? Mi hai proprio rotto i coglioni. Ma cosa dici? Sono 40 anni che ti sopporto, che ti faccio da serva, che subisco i tuoi umori, che ti vedo urinare nel lavandino. Ma Pina, io te lo devo dire, tu non lo sai, ma io sto per... Stai per dire una cazzata, come hai fatto tutta la vita. E adesso fuori, fuori da questa casa. Ma che fai? Esci! Pina, guarda che io sono... Sei una merdaccia! Anche tu me lo dici. Fuori! Fuori, stramerdaccia! Stramerdaccia? Pina, guarda che sei, io esco da questa porta, da questa sala ginesca, non mi vedi mai più. Oh, meno male! Fuori! Ma... Pina, hai cambiato completamente atteggiamento nei miei riguardi. Thank you.
Per finanziarsi quella inaspettata vacanza d'amore che avrebbe illuminato gli ultimi giorni della sua vita, Fantozzi vendette in un'asta clandestina la nuda proprietà dei suoi organi, con garanzia di espianto a 7 giorni data. 3 milioni! 3 milioni e mezzo! 4 milioni! 4 milioni e 1! 4 milioni e 2! 4 milioni e 3! Indicato lotto numero 4! Fegato, pancreas al signore lì! Lotto numero 5, apparato genitale completo! Ma è microscopico! Ma che cos'è, una bambola? È una truffa o un imbroglio? Ritirato. È perché qui fa un po' freddì. Chi? E come chi? Ne ha 6. Non saranno troppe? No, 5 all'albergo e l'altra è lei. Lei è un poeta, Fantozzi. Vedi. Ma i bagagli? Ci penso io, ragazzo! Però, che bella suite. Signorina, lo sa che in questa suite ci hanno dormito Albano e Romina? A me coglioni. Non ho capito cosa. No, dico, che caspita. Oh, a me sta slitta mi ha proprio sdrenato. Vedrò andarmi a buttare sul letto. La porto io. Vai, signorina, perché sono... andrei a letto subito. Scusi, sono un po' bramoso. Ma che fa? Ma all'inizio della vacanza non si era detto che lei forse faceva... No? Sì, forse. Ma non così. Siamo appena arrivati, con un po' di garbo, un po' di pazienza. Che fretta c'è? È che io non ho molto tempo da perdere. Stasera, forse, queste cose si fanno di sera. Tramontato! Presto! Ma è sera! Sera, non un'ora passeggera! Ma che ci vede, Fantò? Passeggera? Ma allora l'evento quando. È ancora 1:15, perciò campa a cavallo. Sedina calmata, vadi al bar, se prendi in bromuro. E cosa mi porti prendi? Un aperitivo. Io... Bromuro. Scusi, il bar di là. Dov'è il bar? Portatelo subito all'ospedale. Oh, poveretto, com'è ridotto! Ma come ha fatto a conciarsi così? Mio Dio, ma chi c'è? Senta un po', ma che gli è successo? Il trampolino, un principiante. Ho idea che questo la settimana bianca se la passa in ospedale. Interessante. Ha visto? Signorina, le avrei portato la pietra. Grazie. Senti, sì? Signorina, io il bromuro l'ho trovato, però ho preso 8 camomille. E calmissimo. Bravo. Senta, Fantozzino, perché invece stare qua a rompersi i coglioni non va a fare un bel salto, eh? E dove? Me lo dici? Là. Oh. Guardi, è facile, no? E poi sembra un'aquila, un angelo. Io, per un uomo così, non aspetterei la sera. No,
Allora me lo rischio! 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 No! Questo è quello. Siamo divertiti un casino. C'era una neve qua. E oggi pomeriggio abbiamo in mente. Per il trampolino, per favore! Di là! Per il trampolino, per. Oddio, è un nome nel padre, Pietro. È Andrei. Ma è pratico lei? Chi? È pratico del salto? Insomma, io sono un esordiente totale. Guardi che qui si può anche morire. Morire? 2 giorni. Beh, tanto, prima o poi io... E allora vai! Vado! Oh, no! Scusi, vuol ballare? Allora, signorina, sono un angelo o un'aquila? No, è uno stronzo. Bene. La notte fonda, la Silvani, non avendo più argomenti per fronteggiare l'ardore di Fantozzi, fece ricorso al famigerato Ron Fabien, micidiale sonnifero spagnolo, usato dai toreri andalusi più sleali per addormentare con sol 3 gocce i ferocissimi tori miura da battaglia. Signorina, l'ascensore è caldo, lì che aspetta. Che c'è? Non vogliamo festeggiare questo meraviglioso momento. Sì. E allora? E allora? Cin-cin! Ma che ha fatto, Fantozzi? È tutto... perfetto. E allora bevi. Signorina, mi dà del tu? No, è congiuntivo. Oh, beh, e allora traganna? Traganna, basta che lo bevi. Venghi, signorina! Sta bene, come un leone! Fantozzi, Fantozzi, mi sento un po' stanco. Qui ho dato tutta bottiglietta in più. Fantozzi, non è che ha voglia di dormire. Adesso io le faccio al poi le metto poi. Io adesso. Oddio, quanto è sveglio, no! Oddio. Nella mia femminilità, prima dici, poi mi sbavi dietro come un'ormaca e poi, al dunque, mi cadi il letargo come una talpa. Una sì, proprio una talpa. Signorina, io non so cosa sia successo, sarà stata l'altitudine, ma io però questa sera l'apro in due come una mela renetta. Non si volgare, Fantozzi, piuttosto mi corteggi, mi conquisti, mi seduchi, ecco... Mi colghi una stella alpina? Io le faccio un mazzo così! Un mazzo così? Proprio un animale. No, ma io dicevo che qui è pieno di stelle alpine. Queste non contano niente. Queste posso prenderle anche da sola. Io voglio quella. Dove? Quella sul precipizio. Sul precipizio? Non aveva mica paura, no? No. Sa cosa le dico? Si vive una volta sola. Cioè, si muore una volta sola. Oh. Lino, piccolo fiorellino.
Giù! Giù! Avanti! Signorina! No, 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 non l'ho fatto apposta! La prego! Vai, vai, vai. Avanti! Aspetti, do una mano anch'io adesso! Avanti! Su, giù, avanti! Su, giù, avanti! Su, giù, avanti! Li mortacci tua! Leva sto naso! Dice a me, signorina, guardi, ti lo lascio infilare. Vabbè, me ne vado. Signorina, mi faccia entrare. Sono al lumicino. Momento. Fantozzi, la finischi, poi io l'ho detto, stasera c'ho il mio ciclo, pronto. Senta, mi sembra di aver capito che lei non è stata ai nostri parti. Con mio marito non ha ancora consumato, insomma. Guardi che qua se c'è una che si è consumata, so io. Ma dico, ma gli pare una cosa semplice? Guardi che qua è una situazione tipo la bella e la bestia. Senta, signorina, da donna a donna, io ci sono stata insieme tutta la vita e le posso assicurare che non se ne accorgerà nemmeno. Fra prestissimo. È così piccolo. Per lei non è niente e per lui è così tanto, signorina. Senta, sora Pia, da donna a donna, io dico sinceramente, io ci ho provato, ma non ce la faccio. Non ce la faccio! Chiaro? Beh, allora senta, se lei è così insensibile, così volgare, allora le dico questo. Lei ha un impegno firmato con me. E se non lo rispetta, non lo rispetto neanch'io. E la lascio in pasto ai suoi creditori. Va bene? Adesso chiudo perché ho finito i gettoni. Buonasera. Venghi, Fantozzi. Leviamo sesto dente, dai. Mannaggia. Ma quale dente, scusi? Ma, signorina, ma lei non aveva il suo ciclo? Ah, Fantozzi, ma quale ciclo? Io sto in menopausa da 20 anni. Namo, va. Sento un po' insicuro. Vado un attimo a chiedere un aiuto o qualcosa di forte più. Senti, io avrei un problemino. Cioè, veramente un grosso problema. Cioè, io assurdo, no, niente. Perché non sono... È 12 anni che non lo faccio, sono molto fuori allenamento. Magari ha qualcosa di molto forte da bere che possa svegliare. Ci penso io. Mi lasci fare. 2 cucchiai di cantaride. Un cucchiaio di polvere nera di tartufo. D'alba. D'alba. Pepe nero. Pepe nero. Pepe bianco. Pepe bianco. Peperoncino. Peperoncino. Piri piri iope. Polvere nera. Polvere nera. Rito tolo. Ma, tritolo. Nitro glicerina. Nitro glicerina. E ancora un po' di cantaride. Ancora. Un ananas. Ah, il frutto metto. No, una bomba a mano. E una miccia corta. Melody! Melody! Tracanni subito. Tracanno? Subito. Fallo così. Veloce. Niente. Non mi fa niente. Ma mi c'è incredibile. Mortacci suo che mi sono persa per 30 anni. E chi lo sapeva che era così? Mortacci suo che mi sono persa. Che mi sono persa. Pina, finalmente ho trovato una vera donna. Non una come te con i capelli color topo e l'alito fognato. Ma come ho potuto sprecare tutta la vita accanto a te? Non sono io, sei tu la merdaccia. Non più tuo Ugo. Eccomi qua. Questa lettera è urgentissima, deve partire in giornata. Ah.
Che c'è? Ma... vedi che non... momento. Tutto quello che... Grazie, amico. Ma... ha visto che sarà... Pina e Ugo per sempre. Ma che significa? Con la presente assumo un formale impegno di alettare gli ultimi giorni. Vedrebbe Ugo. Pagherò a coito. A coito è venuto. Parte in gioielli, parte con la mia pensione. Mi vedo. In fede. Pina Fantozzi. Ma... Stallone, riecco la tua giumenta. Stallone. Stallone. La mia lettera! Mi dia la lettera! La lettera! Ehi! La prendo! Ah! Non torni dallo scorfano! Glielo giuro! Non lo faccio per i soldi! Glielo giuro! Adesso è amore! Mi tolghi la mano di dosso! Mi infamano! Andati dallo scorfano! Anna, ci andai! Per favore! Mi tolga le mani di dosso! E mi picchi! E picchi, mi insulti, ma me lo ridi! Me lo ridi! Ridammelo! No! Me lo ridi! Non glielo ridio! Non glielo ridio! Me lo ridi! E da prima! Oh, io lavo! Per favore! La lettera! Come on.
capotreno! C'è la lettera! Apri la pianta capotreno! Aspetti un momento! Prendo il treno per... No! Finalmente ho trovato una vera donna, non una come te, con i capelli color topo e l'alito da fogna. Come ho potuto sprecare tutta la vita accanto a te? Non sono io, sei tu, la merdaccia, non più tu, Ugo. Come sono felice, Ugo. Hai ricevuto la mia lettera? Sì, ti... l'hai letta? No, l'ho solo aperta. Te, te la leggo io. Vieni, siediti qua. Dunque, in questa lettera io ti scrivo. Mia cara Pina, finalmente ho scoperto qual è la donna più importante della mia vita. È quella che io amo di più. E sei tu, con i tuoi capelli d'argento e l'alito che sa di rosa. E se potessi scegliere, io vorrei passare con te tutto il resto della mia vita. Ma è l'ultimo giorno. Mancava poco al fischio finale dell'arbitro supremo, ma Fantozzi pensò che poteva ancora evitare la retrocessione e conquistare la salvezza. Forza fratello, sprinti, sprinti! Si accaparrò 2500 messe in suo suffragio, indossò un cilicio che lo fasciava dall'ascella allo scroto e si iscrisse a tutti i più competitivi pellegrinaggi di penitenza. Telefonato dall'ospedale. Tu stai benissimo! C'è stato uno scambio nelle radiografie. Non sei tu che devi morire! Ugo! Ugo! Ma allora chi deve morire? Quel sacerdote che hanno ricoverato con te. Hai capito? Non devi più morire! Ugo! Non devi più morire! Mannaggia la spombolata, spombolata, serenata! Non muoio più! Non muoio più! Non muoio più! Non muoio più! Ai funerali di Fantozzi c'erano tutti i suoi colleghi superstiti. Si stringevano attorno alla vedova per cercare di consolarla. Sono sempre i peggiori quelli che se ne vanno. Abbiamo perso il nostro punto di riferimento verso il basso. Era facile sentirsi migliori di lui. Era un capro espiatorio per tutti noi. Mi sembra di averlo ancora qui davanti agli occhi, nel vigore degli anni. Che perdita! A tenergli compagnia nell'ultimo viaggio non poteva mancare l'affezionata compagna di tanti weekend,
la sua personalissima nuvola da impiegato. È venuta anche la mia nuvola. La nuvola da impiegato. Scusi, signorina, sì? Quando decolliamo? Siamo già partiti. Ah, siamo già partiti. Già partiti. Va tutto bene? Bene. Allora, ma che si chiede? Pardon, ma che vi grande? Signori, state tranquilli, è solo un dirottamento. Mi scusi un attimo, ma lei è dirotta adesso che per la prima volta, finalmente, vado in paradiso? Zitto, se no mi spago la faccia. Guardi che noi qua siamo puri spiriti. Lei non mi può far male. No, di no, no, di no! Ho fatto male, Mi scusi, sa mica dove ci dirottano? Il signor San Pietro, per favore, dov'è? Trapassato! Sì! Si tolghi le scarpe! Ecco! Sono tolto. Fantozzi. Senta, dottor, signor Buddha, io perché sono stato dirottato qui da lei? I vostri missionari dirottano milioni di nostre anime durante la vita terrena e noi pareggiamo i conti dopo il trapasso. Mi scusi, signori, dottor Buddha, in questo caso, dato che io mi sono faticosamente conquistato il paradiso dall'altra amministrazione, io non potrei usufruire del suo... No, da noi il paradiso non esiste. Qui bisogna reincarnarsi in altre vite, fino all'assoluta purificazione. Signor Buddha, io ne ho già passata una di vita abbastanza ripugnante. Non si potrebbe evitare. Non si preoccupi, lei ha infinite possibilità di nuove vite. Oh, beh, penso che si può scegliere. Io allora preferirei rinascere. Alto, con gli occhi verdi, molto magro, ovviamente miliardario. Sposato con Claudia Schiffer, sapendo suonare la chitarra classica spagnola, mi piacerebbe molto sciare, pattinare e essere omega presidente e soprattutto avere una F deliziosa. Non è dato scegliere, facci girare la ruota. Ah, signor, ma... No, voglio dire, è la ruota della fortuna. Vabbè, scusi questi scongiuri tipicamente cattolici, ma... Girare la ruota, eh? Aspetti, eh? Adesso... Lo faccio, eh! Forza, signora, spinghi, ecco così! Brava, spinghi! Ancora uno sguardo! Brava, spinghi! Brava! Forza, brava! Ma tutto da capo? Ma si ricomincia? Come sono fortunato io?